Air France 358 ricevuto. Pronti per l'atterraggio, manteniamo i 1500 metri. Oggi l'attesa è stata breve. Anche se il temporale infuria ancora nella zona dell'aeroporto, i piloti avviano la procedura di atterraggio. Signore e signori, è il comandante che vi parla. Sono lieto di comunicarvi che abbiamo iniziato la discesa verso Toronto. L'arrivo previsto è per le ore 16, ora locale. Di solito, quando dicono 45 minuti, passa sempre un'ora, un'ora e mezza. Quella volta, dopo soli 20 minuti, ci dissero che stava iniziando la discesa per atterrare. Il secondo pilota, Frederick Noe, comincia la discesa e l'aereo entra nella perturbazione. Air France 358, riduciamo la velocità a 190. Noe non è preparato a ciò che lo attende. I passeggeri a bordo del volo 358 stanno per ricevere una sgradita sorpresa. Un violento temporale estivo imperversa su Toronto. I fulmini e il forte vento rendono l'aeroporto quasi inaccessibile ai voli in arrivo. Dopo una breve attesa, il volo dell'Air France con 297 passeggeri a bordo comincia la discesa verso il temporale. Flap 2. Flap 2. Abbassare il carrello. Velocità F. Carrello abbassato. Spoiler alzati. 4 verdi. Carrello abbassato, spoiler alzati, 4 verdi. Il copilota Frederick Noe è pronto. È il momento dell'atterraggio. Siete autorizzati all'atterraggio. Air France 358, ricevuto. Sui flap. Flap su. Diventava sempre più buio. Avevamo la sensazione di essere circondati da centinaia di fulmini. Intorno non vedevamo altro. La gente cominciava a innervosirsi. Io stesso non ero più tanto tranquillo. Sulla stessa pista verso cui si dirige il volo 358 sono già atterrati altri due aerei. Air France 358, qui torre di controllo. Toronto, qui Air France 358, procediamo. Siete autorizzati all'atterraggio sulla pista 24L. Dai precedenti atterraggi risulta che l'azione frenante è ridotta e che i venti di superficie soffiano a raffiche fra 15 e 20 nodi. Azione frenante ridotta, 15 nodi, raffiche a 20. Air France 358, grazie. I piloti vengono inviati sulla pista 24L, investita da raffiche di vento. È la pista più vicina alla principale arteria autostradale della città, che sta per essere invasa dal traffico dell'ora di punta. L'equipaggio si prepara a un atterraggio ostacolato dai forti venti e dalla pista bagnata. Freni automatici a metà. Eseguito. L'ultimo tratto di avvicinamento alla pista è stato infernale. C'erano fulmini dappertutto e forti turbolenze. E si capiva chiaramente che il pilota aveva difficoltà a tenere l'aereo allineato alla pista. Ha dovuto mantenere la posizione molto a lungo. Mio figlio, seduto accanto a me, cominciava a innervosirsi. E anch'io, perché mia figlia era lontana da noi. Avevo stretto di più la cintura di sicurezza perché mi aspettavo un atterraggio molto difficile. Il pilota cercava di rimanere attaccato alla pista, altrimenti sarebbe diventato molto pericoloso. Sapevo che non sarebbe stato un atterraggio normale.
just a normal landing. Atterriamo. Pilota automatico, spinta automatica, off. Alle 16.02, il volo 358 dell'Air France si avvicina alla pista di atterraggio. Portalo giù! Portalo giù! È stato l'atterraggio più movimentato e difficile che mi sia mai capitato. È stato un atterraggio molto difficile. Tutti hanno cominciato ad applaudire. Anche la donna seduta vicino a me, lo ricordo molto bene, mi ha detto: è stato un atterraggio incredibile. Ma non ha neanche terminato la frase che si è scatenato l'inferno. Noi abbiamo... L'aereo ha cominciato a sobbalzare violentemente. Sembrava di andare a 150 km orari su una strada piena di buche profonde. Maledizione! Accidenti! Il riflesso color arancio che si era formato immediatamente è un'immagine che non dimenticherò mai. Mia figlia era seduta più avanti, sulla destra, e a un certo punto si è girata verso di noi e ci ha guardati con gli occhi sbarrati, e il suo viso era incorniciato da una luce arancione, il riflesso del fuoco. Pochi istanti dopo aver toccato terra, alla velocità di 146 km orari, il volo 358 finisce fuori pista. Credevo che saremmo morti tutti. Era ovvio che nessuno poteva sopravvivere a una cosa del genere. Ho pensato ci siamo. Ricordo molto chiaramente l'annuncio del comandante che diceva: signore e signori, va tutto bene, ci siamo fermati. Beh, certo, era ovvio che ci eravamo fermati, ma non era tutto a posto, perché subito dopo ho sentito un forte odore di carburante. Quando l'odore del carburante si diffonde... Al fuoco! Al fuoco! Dobbiamo evacuare subito! Il panico prende il sopravvento. Ci aspettavamo che l'aereo esplodesse da un momento all'altro, era ovvio. Il fumo e le fiamme si diffondono rapidamente. Ha inizio la lotta per la salvezza. Aprite le porte! Aprite le porte! Uno degli assistenti di volo era terribilmente indeciso se aprire o no il portello, perché le fiamme erano proprio lì davanti. Nella parte anteriore dell'aereo il fumo entra da uno dei portelli aperti. Johan Cordery Bandock si precipita dalla parte opposta. Davanti a me c'era un uomo che stava cercando, con scarsi risultati, di lanciarsi sullo scivolo insieme alla sua borsa. Era un uomo corpulento e non ci sarebbe mai riuscito. Così, nel tentativo...